2 marzo 2011. L'Ursus ha staccato gli ormeggi e se ne sta andando. Era il 2 marzo del 2011, nel mezzo di una tempesta invernale. La piattaforma Ursus si trovava alla deriva delle acque che abbracciano il Molo Audace. La bora, fortissima quel giorno, aveva sciolto le cime, generando ansia e preoccupazione per il suo recupero. Come non andare con la memoria a questo? Uno dei momenti più celebri della storia recente. Come se quel mostro di ferro avesse deciso di ribellarsi all'oblio cui era destinato. Un gigante di oltre 70 metri d'altezza, con una superficie di 1100 metri quadri. Un colosso di metallo, una delle tre chiatte con gru d'epoca rimaste intatte in tutto il mondo. Fu varato il 29 gennaio del 1914 al fine di costruire le corazzate della marina austro-ungarica e proprio la decadenza del porto nel secondo dopoguerra e la solidità della costruzione incredibilmente longeva hanno garantito l'ottima conservazione della storica gru che poggia sul pontone. Oggi, protagonista delle foto più belle dell'orizzonte di Trieste o della sorveglianza notturna dall'alto dell'attore Lino Guanciale nella fiction della Porta Rossa, oggi l'Ursus naviga ancora, ma per motivi ben diversi, pronto a riprendersi la scena e tornare a essere protagonista, come nei fasti del passato.